Tre nuovi modelli di Mac sono quelli svelati da Apple negli ultimi giorni. L'ultimo appena rivelato è il MacBook Pro M4, ovvero la generazione del portatile per professionisti con dentro il chip di Apple Silicon di ultima generazione, l'M4 appunto. Ma negli scorsi giorni abbiamo visto il nuovo Mac Mini che è stato effettivamente rivoluzionato e la nuova generazione degli iMac. Il MacBook Pro M4 è esattamente quello che ci si aspettava, ovvero un upgrade consistente dal punto di vista del processore interno, ma effettivamente anche delle funzionalità che questo processore permette. Ovviamente l'aumento di prestazioni M4 è molto più performante di M3, che era già un processore dalla potenza ragguardevole, e assolutamente più potente di M2 e figuriamoci di M1, soprattutto nella sua variante Max, che è quella che il MacBook Pro più potente può montare. Accanto alle prestazioni c'è ad esempio la connettività Thunderbolt 5, uno standard di connessione sempre basato sul connettore USB-C che porta la trasmissione dati a una velocità di 120 gigabit al secondo. Se si pensa che Thunderbolt 4, che era già velocissimo per conto suo, arrivava però a 40 gigabit per secondo, qui siamo a 120, tre volte tanto, vuol dire che ci passano tre volte i dati che passavano sul già velocissimo Thunderbolt 4. Thunderbolt 5 permetterà quindi agli utenti di MacBook Pro, ma anche del Mac Mini con M4 Pro, di connettere più periferiche professionali in catena, quindi hard disk, SSD esterni, schede di acquisizione, audio, video, insomma, tutto quello che serve a scambiare una grande quantità di dati fra il computer e l'esterno, insomma, passerà attraverso questa connessione ultraveloce. Del MacBook Pro con M4 Pro e Max vi diremo più avanti quando potremo metterci le mani sopra. Poi c'è però il Mac Mini. Il Mac Mini quest'anno conosce una nuova generazione, non soltanto un upgrade incrementale, ma proprio una completa riprogettazione, un redesign. Anzitutto cambiano le dimensioni, è veramente mini, siamo dalle parti dell'Apple TV come dimensioni, ma dentro ovviamente c'è l'M4 e l'M4 Pro. Sono due macchine molto diverse, il Mac Mini M4 e l'M4 Pro. Il chip di partenza è lo stesso ovviamente, e già l'M4 base è una macchina che offre sulla carta delle prestazioni assolutamente interessanti per ogni tipo di utente, ma l'M4 Pro, appunto, con Thunderbolt 5 e con la possibilità di arrivare a 20 core grafici, è qualcosa che fino adesso non si era mai vista, anche perché i core sono effettivamente più dedicati alla performance che al risparmio energetico, che è qualcosa che effettivamente ha molto più senso su un portatile che su un computer che deve stare sulla scrivania. E per gestire questa potenza, evitando surriscaldamenti e appunto colli di bottiglia durante l'uso, è necessario che la macchina sia strutturata per essere raffreddata a dovere. Questa è una delle cose più interessanti di questo nuovo Mac Mini, perché è stato riprogettato con una piccola base nella parte sottostante in modo da far entrare l'aria da sotto e garantire così la dissipazione del calore. Le performance sulla carta di questo Mac Mini M4 e dell'M4 Pro sono assolutamente interessanti. L'ultima generazione di Mac Mini con il chip Apple Silicon aveva l'M2, quindi il salto è ragguardevole. Anche qui vi diremo di più quando potremo metterci le mani sopra. E poi ci sono gli iMac. Anche qui la novità principale è il chip M4, previsto però soltanto in versione base e non in quelle più potenti. La potenza di questi chip M4, oltre ovviamente ad offrire più prestazioni negli ambiti classici in cui si utilizzano i computer, serve per Apple Intelligence. Apple Intelligence è l'intelligenza artificiale di Apple che ovviamente, come tutte le AI o IA, ha bisogno di ingenti risorse per funzionare al meglio. Da qui anche la dotazione base in tutti questi nuovi Mac di 16 giga di RAM. Insomma, è finalmente finita l'era degli 8 giga standard, che nel 2024-2025 era qualcosa di abbastanza superato. Come si comporteranno poi effettivamente queste nuove macchine negli usi di tutti i giorni, da quelli più normali, da lavoro d'ufficio a quelli più estremi, e quindi montaggio multimediale ad alti livelli, lo vedremo. Apple ha ovviamente tenuto in serbo delle novità per i prossimi Mac, che saranno il Mac Studio di nuova generazione e il Mac Pro. Probabilmente vedremo su questi computer che arriveranno e verranno presentati più avanti gli M4 Ultra, ma insomma per adesso ci sono questi tre nuovi Mac che sembrano non soltanto dei computer con degli upgrade generazionali, ma effettivamente delle macchine che per rapporto prezzo-prestazioni si pongono come noi benchmark di riferimento del mercato.